La città di Angri e la diocesi di Nocera-Sarno festeggiano il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di Monsignor Vincenzo Leopoldo. Nella collegiata di Angri, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giuseppe Giudice, vescovo della diocesi di Nocera-Sarno, per celebrare questo importante traguardo segnato dal sacerdote originario della città di Pagani, che ai nostri microfoni percorre le tappe più significative di questi 50 anni di fede e devozione. Ho lavorato molto in diocesi, ma ancor più i primi 30 anni a Pompei come responsabile dell'ufficio tecnico, sono stato cappellano all'ospedale di Pagani, un po' ai primi anni alle cotoniere di Nocera, varie esperienze un po' con gli scout, poi l'esperienza con il santuario della Madonna delle Galline, cosiddetta delle Galline, dove abbiamo lavorato, c'eri anche tu, no? Anche con Riccardo, con i giovani universitari. E insomma si è lavorato, si è cercato di fare quello che era possibile, quello che si sapeva fare. E ora da qualche anno qui nella collegiata di San Giovanni Battista, in una realtà importante come quella di Angri, che tra l'altro proprio in questi giorni ha celebrato ancora una volta il suo santo patrono. Sono 10 anni che sto qua, sono finiti anche 10 anni compiti, e anche qui si è cercato di lavorare, di fare il possibile perché sia le sorti anche esterne, cioè che riguardano l'edificio, sia quando riguarda la vita della parrocchia, e si è cercato di fare il proprio dovere, e lo si fa con la propria natura umana, quindi con le carenze, con le difficoltà, con i problemi, ma posso dire serenamente, sempre con certa gioia e un certo entusiasmo. È un momento di festa, ma lo dicevamo, di bilancio. Sono 50 anni di ricordi, di esperienze vissute. Il momento più bello che insomma lei vuole ricordare è quello che invece è più difficoltoso, più in ombra, che pure penso possa aver accompagnato questa esperienza così lunga. Beh, il momento più bello è stata la partenza, l'ordinazione. Poi ci sono stati tanti momenti, come io vi dicevo prima, c'è tempo di chiedere perdono per le mancanze, per le difficoltà, per un po' qualche volta le negligenze, i limiti della natura propria, quindi c'è tanto da chiedere perdono. Però c'è ancora più da rendere grazie al Signore, innanzitutto perché già il dono del sacerdozio è contro ogni speranza e ogni merito umano. A 18 anni, 19 anni, io non pensavo mai di essere prete. Sono entrato in seminario a 20 anni, dopo il mio diploma di geometra, eccetera, però iscritto all'albo regolarmente, non pensavo mai, venivo dall'Azione Cattolica. Poi è successo, qualcuno mi dice come è successo, non lo chiedere a me. Vuole lanciare un messaggio in questo giorno di festa di 50 anni di sacerdozio alla comunità in particolare di Angri, ai fedeli? Ma posso dare un augurio ai giovani, a tutti, che arrivando a 50 anni, la tappa è importante, si possa essere sereni, gioiosi, e dire soprattutto con voglia ancora di fare, diciamolo, tanta voglia di fare, se ci fanno fare, se no ci fermiamo, ce lo auguriamo, facciamo altre cose. Ti ricordi i pranzi che facevamo? Anche questo lo voglio dire, perché è anche un ottimo cuoco, io ho testato le serate con i giovani, vuol dire che metteremo mano di nuovo. Facevamo anche una rubrica, chissà, tornerà sugli schermi. Quella era molto bella, Conducimi, certo. È stata un momento molto bello, molto importante, è durato 4-5 anni. Grande riflessione anche. Di grande riflessione, di grande opportunità e anche della gioia del contatto con... Noi abbiamo sempre insomma voglia di continuare, se vuole avrà più tempo libero, siamo qua. A disposizione, grazie. Auguri. Grazie, grazie anche a voi.